Buongiorno bellezze, oggi vi mostro come ho realizzato la mia micro pittura dedicata alle pin-up, molto vintage. Comincio a realizzare appunto le mie pin-up dito medio beige non troppo chiaro, pennellino liner, colore ben diluito e comincio a dare la forma alla mia prima. Tondo per la testa, scendo un po' a clessidra, mi allungo per una gamba e faccio una sorta di triangolo per quella più bassa e poi creo le braccia. Anulare, scusate. Stesso colore, stesso pennellino, anche qui tondo, clessidra, questa volta le gambe si spostano verso l'estra e due braccine piegate. Come potete vedere in foto, passo poi alla pin-up sull'indice. Questa sarà semigirata, quindi tondo, forma clessidra tranquilla. Mi allungo per le gambe e dei triangoli, sorta di triangoli, come vedete, per le braccia. La stessa cosa la faccio sul pollice, quindi anche qui sarà una pin-up vista dalla schiena, quindi tondo, corpo clessidra e gambe verso il basso. Sui mignolini ho cercato di ricreare la forma delle labbra con il rosso e poi ho creato un piccolo punto luce con un rosa molto brillante. Cominciamo a colorare le nostre pin-up, quindi rosso, ritorniamo sul dito medio per il vestito e le scarpe e con lo stesso colore andiamo a colorare una penna, matita e un quadernetto, un semplicissimo quadrato sull'altra mano. Nero poi per il cappello, le reggicalze e le calze, come potete ben vedere, e ritorniamo appunto sul dito medio. E poi inizialmente ho voluto realizzare i capelli con un giallo, poi li ho preferiti castani, si vedevano meglio. Con un grigio ho creato una sorta di scatola da cui esce appunto la pin-up. E come potete vedere qui ho realizzato appunto i capelli castani, due puntini neri per gli occhi e un puntino rosso per le labbra. Era più completa. Dito anulare, qui creiamo appunto con, scusate, indice, il vestitino rosso, ripiegato un pochino verso destra, le scarpe, la borsettina, sempre castani i capelli e sempre nere le calze. Passiamo poi al dito anulare, qua un rosso un pochino più scuro per il vestito, picchiettiamo col bianco per fare appunto l'orlo e la parte bassa del vestito, castano sempre i capelli, due puntini, due lineette per nere per gli occhi, un puntino rosso appunto per le labbra. Sul pollice facciamo la stessa cosa, quindi che abbiamo fatto per l'indice, vestitino rosso, questa volta molto svolazzante, e capelli. Ritorniamo sull'anulare, qui con un azzurro, sì, creiamo un cuscino, mettiamo anche dei punti d'ombra e le lenzuola. Qui sul pollice capelli castani, come vedete l'indice è lo sfondo, una sorta di marciapiede in grigiastro con delle striature bianche, la pioggia che bagna appunto la nostra pin-up. Una passata di top coat brillante, questo è il risultato, spero che vi piaccia tantissimo, vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima nell'art, ciao!